a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e come potete vedere le nostre piccole viverne nate dagli ovetti rubati sono cresciute. Oh sì sì, guarda che bella che è. Sono cresciute tutte e tre e direi che oggi è il caso di iniziare a sfruttare queste meravigliose bestioline per farle levelapare un po' e andarcene a zonzo per la mappa. Quello che vorrei fare oggi è testare delle novità che ci sono state con l'ultimo TLC. Nello specifico vorrei provare Stegosauro e Mammut. A tal proposito ci siamo preparati un po' di Keyball. Non sono tantissime, ora vediamo se me ne fa ancora qualcuna. Non mi ricordo le quantità degli ingredienti necessari, vabbè, vediamo se me ne fa ancora una almeno. E con le Keyball appunto ci andiamo a prendere un bello Stego. Il Mammut invece ce lo prendiamo con le bacche, perché non ho voglia di fare la Keyball. Serve qualcosa che in questo momento è difficile recuperare, non ne ho tanta voglia. Sì, però vediamo di mettere magari tutto il necessario sulla viverna corretta. Ecco che qua abbiamo già le nostre selle, abbiamo un po' di scorte. Ovviamente non sarà forte come Crypto. Non so neanche se il peso ci permette di portare effettivamente tutto. Forse sì. Però dobbiamo starci un po' attenti appunto a stamina, peso e tutto il resto, perché è veramente di livello ancora un po' bassino la nostra piccolina qua. Ah, mi raccomando, ricordatevi di suggerirmi dei nomi da dare a queste creaturine. Allora, qui abbiamo la nostra viverna femminuccia di questo colore un po' arancione, molto, molto scuro e acceso allo stesso tempo. E qua invece lei è molto più chiara, mi piace veramente tantissimo lei. Infatti oggi ce ne andiamo a zonzo con questa meraviglia. Ciao bella, ma quanto è bellissima! E poi abbiamo anche il nostro maschietto, la nostra Blood Wyvern, che è semplicemente bellissima, è stupenda, adoro questo colore così leggero che ha, bellissima. Ah, perfetto, allora un'altra Keyball me l'ha fatta e le ovette le ho finite, quindi direi che non ce ne farà fare altre e vabbè, speriamo che bastino, tanto per ora di Stego ne prendiamo solamente uno, poi forse faremo le copiette, per ora ne prendiamo uno che voglio più che altro testare appunto le novità. Andiamo di riempire le borracce. Peraltro sta borraccia che avevamo trovato in uno dei beacon che scendono dal cielo è fantastica, cioè tiene un sacco di acqua. È super 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 comoda. Vedi, ogni tanto Ark è generoso. Qui ti fa sclerare con 30.000 bug, però ogni tanto poi è generoso, chiede scusa. Va bene, banda alle ciance, direi che è arrivato il momento di partire. Ciao, guarda quante viverne, che bello vedere così tante viverne nella mia base. Vediamo di andare a cercare come prima cosa gli stegosauri. E nel frattempo se troviamo qualche creatura da sterminare per appunto far salire un po' di livello la nostra bestiolina, non mi dispiacerebbe. Qualcuno vuole un bel triceratopo arrosto alla brace? Poco cotta, ben cotta al sangue, come la gradite? È molto bellino l'attacco di fuoco di questa creatura, è veramente molto molto bellino. Ovviamente lo dobbiamo potenziare un pochino, però il suo sporco lavoro per ora lo fa. Guarda che bellini questi terror board tutti colorati. Dirò, se è vero che c'è l'evento del Thanksgiving, del giorno del ringraziamento, me l'ero dimenticata. Quindi ci sono un po' di creature di colori strani. Dai, speriamo di trovare tipo uno stego di qualche colore carino. Guarda come si arrabbia, facciamo un pennuto arrosto, va. Alette di pollo alla brace, chi gradisce? Chi gradisce? Ok, allora, in teoria da questa zona in qua, andando sempre più in là, più avanti, dovremmo riuscire a trovare degli stego, io spero. Che già col Mammut dovremmo farci un viaggio abbastanza lunghetto. Vediamo se lo stego invece ci aiuta e ci facilita la vita. Tu cosa ci dai? Niente di particolarmente interessante, grazie. E sempre nell'ottica di far level upare la nostra creaturina. Aspetta. Che ci facciamo una bella bracciola. Guarda qui che bracciolona che ci viene fuori. Ah, resistentuccia la creaturina, cacchiaro. Forse è meglio che prima di attaccare le creature con questa viverna guardiamo il livello, perché io sono abituata con Crypto. Vado troppo sul tranquillo, mi sono adagiata troppo sugli allori con Crypto. Vai, scappa, così intanto magari riesco a recuperare poca stamina. Tesoro, la stamina è il tuo punto debole. Manco fossi un optero, Cribbio. Guarda, ci torna anche incontro per finire il duello.
all'ultimo sangue. E c'è andata, perfetto. E in tutto questo noi, ridendo e scherzando, per far salire la pitturina di livello, abbiamo fatto notte. Cioè è già notte? Ma va bene, ok. Mi sembrava che fossero passati tipo 3 secondi, però va bene. Ma che bellina sta zona con queste rocce molto strane. Cioè sembrano quasi tipo dei nidi di insetto giganti. Oh, ma in che zona siamo finiti? Vabbè, visto che si sta facendo notte, forse è il caso che ci troviamo un posto tranquillo dove accamparci. Poi riprendiamo la ricerca domani mattina dello stego. Aspetta che voglio troppo vedere l'effetto delle fiamme di notte. Oh, guarda che figo! No, vabbè, l'abbiamo accesa come una torcia, povera creatura. Mio Dio, sembra un essere uscito dall'inferno. Aiuto, è inquietantissimo. E c'è andata, perfettissimo. Mi piace veramente, veramente tanto. Appena riusciamo a farle raggiungere un livello decente, con dei parametri decenti, questa creatura sarà una macchina da guerra bellissima. Oh, finalmente stego! Finalmente stego! Alleluia, stiamo girando da un sacco, porca miseria. Oh, livello 16, che bellino però che è. No, livello 16, niente. Ma non ce n'è di colori un po' particolari per l'evento? Oh, altri stego! Altri stego! Aspetta. Livello 84, ok. Ok. Siete tutti uguali? Ce n'è uno anche là dietro, aspetta. No. Si può spostare un attimo lei? Livello 35, ok, no. Ce n'è uno anche là, ce n'è uno laggiù in fondo, livello 16, ok, niente. Però qua abbiamo un bellissimo livello 84. Non so se provare a prenderla qui o se magari ce la portiamo in una zona più tranquilla. Lo possiamo prendere lo stego, vero noi? No, forse non possiamo prendere lo stego. No, ok, non possiamo prendere lo stego. Allora, direi che ci possiamo piazzare qua e proviamo a iniziare a prenderla a colpi. Ci attaccheranno anche gli altri? Presumo di sì. Allora, intanto cerchiamo di capire di nuovo qual è il nostro 35. Ah, ok, questo un po' più scuro è 35 e questo più chiaro è l'84. Mamma mia, che brutto, c'ha degli occhi orrendi. Sembra una bestia posseduta, mio Dio. Va bene, vediamo di iniziare. Ah, allora, tesoro, tu aspetta. Un attimo passivo, abbi pazienza, che lo so già che sennò mi fai casini. Gli altri ci attaccano? No, forse no. Oh, sì, vedo che gli altri si alterano, Allora, guarda, aspetta. Ho fatto arrabbiare un po' di gente, però ci serve toglierceli dalle scatole. Allora, siamo riusciti a isolare il 35, vediamo di farlo fuori, non ci vedo una cippa, scusate, l'angolo di manovra di queste due creature è terribile. Oh, perfetto, fatto fuori, così non c'è rischio di incasinarci. Dunque, senza rischio di ulteriori equivoci, direi che questo è l'84, perfetto. No, scusate, potete togliervi dalla mia traiettoria, grazie? E a sto giro lo stego ce lo prendiamo così, con la fantastica, meravigliosa, amata tecnica dello spara e fuggi, che è sempre una garanzia. Che bellina, tra l'altro, che sta zona, soprattutto... Oh, aspetta. Cioè, è molto autunnale come zona. Guarda tutti questi colori, bellissima, l'adoro. E i mammut, inoltre, non dovrebbero neanche essere troppo lontano da qui. Quindi dovremmo riuscire... Dov'è il mio... Ah, è là, ok. Quindi dovremmo riuscire a beccare anche uno di loro abbastanza rapidamente. Stai fuggendo, tuo amore? Sì, stai fuggendo. No, non fuggire.
No, non fuggire, cucciolo, non fuggire. Posso azzardarmi ad allontanarmi dalla viverna, perché in teoria mi è sembrato di non vedere troppi carnivori qua, però si sa mai. E la Peppa fin dove è andato? Aspetta, aspetta. Cici, vieni. Guarda che torna alla carica. Guarda che torna alla carica. Ma dimmi te, non si arrende il ciccio qua, eh? Non ci sviene, porca puzzola. Bellina davvero sta zona. Anche sti alberi un po' bianchi. Non lo so, sono bellissimi. Mi piacciono veramente tantissimo i colori di questa zona. Ciccio, ci puoi svenire però, Cribbio? Dove cacchio sta andando? Ma... La rottura di scatole quando fuggono. Dove cacchio è andato? Dove è andato? È uno di questi, si è mischiato qua. Scusa, tu cosa sei? No, tu sei a livello 16. È a livello 84, ma si è già calmato così, ma scusa, no. No, aspetta, aspetta, adesso fammi fare fuori il livello 16 prima di ogni altra cosa. Guarda che bei colpi che sta tirando con la nuova funzione del TLC, presumo. Ma guarda che l'altro ci ha visto, ci ha riconosciuto, ci ha visto arrivare e se ne sta andando. Guarda gente che prende fuoco, guarda gente, guarda come scappano tutti. Mamma mia, tutti infuocati, fuggendo, fuggendo. Ok, dicevamo, possiamo tornare e cercare di finire di addormentare sta creaturina. Alleluia, c'è svenuta, alleluia. Che bella zona peraltro, eh. Hai scelto la zona perfetta per svenire. Pieno di aquile, va bene. E dal nulla è comparso un carno. Perché? Perché dal nulla è dovuto comparire un carno, va bene. Allora, Cici, tieni. Tieni. E mentre ti addomestichi, io vado a fare strage di qualsiasi potenziale pericolo, problema, rottura di scatole vario. Dov'è il carno? Era qua. Carno, ah guarda, guarda che si va a nascondere. Guarda che si va a nascondere, mimetizzato. Guardalo lì dietro, mimetizzato. Il carno in fiamme, carno in fiamme. Bellissimo. Ah, cacchierola, in sta zona il povero ginetto c'ha freddo. Ah, ok. Qua abbiamo solo un po' di freddo, ma se invece oltrepassiamo questa linea c'è il gelo. Oh, guarda che belli. Guarda questi quest'argentavi, che colore carinissimo. Guardalo che bellino. Ho visto altre creature tutte colorate laggiù. C'è un anchilo bellino. Oh, meno male che siamo partiti con... Speriamo di trovarne uno con colori bellini. Tutto vivace, tutto bello. Bianco. Bianco ce l'abbiamo praticamente. Va bene, ok. Ci va bene anche bianco. Ascolta, tizio, con l'echibola che punto sei? 44. Ok, dai, dai, va bene, perfetto. Allora, aspettiamo che il signorino si addomestichi. Se non ricordo male, la sella noi ce la siamo portata, vero? Ebbene sì, così lo possiamo testare subito e poi da qui partire a caccia del mammut, che come dicevamo prima non dovrebbe essere poi troppo lontano. Oh, ma guarda che si è addomesticato, guarda che si è addomesticato. Noi ci stavamo facendo un giretto, scusa. Ciao, piccolo. Ma sei tutto storto. Cioè, dai, dimmi che non ho ragione quando prima ho detto guarda che occhi brutti che c'ha. Mio Dio, sembra posseduto. Che ansia. Va bene, allora direi che è il caso di testarlo. Oh, mamma mia, la lentezza. Ma scusa, gli sono cambiate... Gli è cambiato il colore alle... Cioè, tutte le placche sulla schiena non erano bianche prima, scusa. No, scusa. Cioè, ah, io scendo e sono bianche, salgo... E cambiano colore? No, aspetta, questa cosa mi mancava. Questa non la sapevo. Ma da quando e perché? Non l'avevo letta sulla cosa del TLC. Va bene, ok, va bene, non importa. Tu ci segui, Ciccio? Sì, ok, mi sono dimenticata di togliergli l'impostazione di seguirci. Ma seguici tranquillamente, che non è che mi fidi tanto ad andare da sola in giro solo con lo stego. Con il nuovo TLC, premendo il tasto C sulla tastiera, abbiamo la possibilità di cambiare la posizione delle placche dello stego in tre diverse modalità.
E in base alla posizione delle placche a quanto pare cambia anche il colore. Che figo. La prima modalità sono le placche indurite, che in teoria riducono il danno della creatura e impediscono ai cavalieri, quindi a chi monta la bestia, di essere disarcionati dai nemici. La seconda modalità sono le piastre affilate. Con la modalità di placche affilate sarà possibile penetrare l'armatura dei propri nemici quando diamo i colpi di coda. La terza modalità sono le piastre forti. Con questa modalità, nel momento in cui andiamo ad attaccare i nemici con la coda, questi subiranno un piccolo rallentamento, quindi questa modalità ci permetterà di rallentare i nostri nemici. Ok, allora abbiamo messo lo stego nella sfera poké e direi che è arrivato il momento di andare a caccia di mammut. Allora, per quanto riguarda le novità dello stego, sinceramente sì, sono molto carine. Il fatto che cambiano colore, ripeto, mi è totalmente sfuggito, però la ritengo una cosa molto carina a livello visivo. Il problema è che lo stego è sempre troppo incredibilmente lento, nel senso non lo utilizzerei mai come creatura d'attacco, o quantomeno non per andare da qualche parte, cioè o te lo porti dietro con la sfera poké, però poi non è che ti muovi molto da dove lo molli. Altrimenti principalmente io lo utilizzerei come difesa, cioè lo piazzerei davanti magari alla base a mo' di guardia, a mo' di protezione appunto, ma non lo userei per attaccare. Non so se sto andando dalla parte giusta, mi sa di no perché la montagna innevata è per di là, quindi i mammut presumo saranno più o meno da quella parte. Ah, speriamo che Ginetto non ci muoia di freddo più che altro, non ci avevo pensato, è vero che potrebbe servirci il tutino in pelliccia. Aspetta, lì vedo un culo grosso, gigantesco e peloso. Sei un mammut, perfetto, ciao mammut. Due mammut, uno c'ha le cose rosse, aspetta che non ci vedo, un 83, ok, e un 12. Ma il 12 c'ha le zanne rosse. E l'83 non capisco perché si stanno un pochino mischiando. Non mi state aiutando molto, ragazzuoli. C'è già anche tanta vegetazione qua a rompere le scatole. Oh no, l'83 sì, è quello con le zanne bianche. Ma è tanto bello questo con le zanne rose. Ascolta, ma se ce li prendiamo tutti e due? Dai, è troppo bellino questo. Lo so che è di livello schifo, però è troppo carino. Allora, fammi vedere una cosa. Qua sotto c'è gente brutta? E se sì, quanta? E che alberi strani, che carini, con i rametti spogli tutti innevati. Guarda, ce n'è uno viola. Ti prego, dimmi che sei di un livello decente. Ti prego, sei anche in una posizione fantastica. Livello 41. Mi va bene il 41. Lo voglio colorato, Allora, se noi riuscissimo a posizionarci con la viverna in un punto strategico, tipo qui, riuscirò a colpirlo da qui? Boh, penso di sì. Ci proviamo. Non ne sono proprio tanto sicura. No, più che altro qua è un casino. L'ho già perso di vista. Ah, è laggiù, ok. Ok, allora, prendere l'ho preso. Si è accorto di noi. Vediamo se riesco a beccarlo senza cadere di sotto adesso. Ti prego, non mi sparire là sotto. No, perfetto. Cerca di salire. Bravissimo, perfetto. Così, Cici, tranquillo. Fantastico. Ma dai che ci sta già fuggendo. Perfetto. Sì, non sparirmi dietro l'albero. Non ci vedo. L'ho preso, no che non l'ho preso, perché è laggiù. Beh, certo. Ok, preso alla cieca, totalmente alla cieca. Dov'è? È laggiù, l'ho visto spuntare per un attimo. Dannazione. E mi sa che c'è svenuto. Ma a sto punto io potrei anche attirare gli altri due e addomesticarmeli tutti qua sotto. Cioè, è comodissimo. Oh, perfetto, che punto meraviglioso dove svenire, tesoro, che punto meraviglioso. Raccogliamo un po' di baccucce per il signorino. E mentre lui si addomestica, mi sa che io davvero provo ad attirare gli altri qua sotto. E a sto punto ci facciamo una bella mandria di mammut. Ma perché no? Sono bellini coloratini. A me l'idea piace. Se ne trovassi uno verde. Cribbio, se ne trovassi uno verde.
Ma sì, dai, ascolta, mentre il tizio si addomestica qua sotto, io mi sa che provo ad attirare anche gli altri due. Guarda, allora, questo dovrebbe essere quello di livello più alto e comunque... Ok, 83 direi che è da prendere.